In questo tutorial vi voglio far vedere il punto bubble. Abbiamo visto come si lavora il punto puff e adesso vediamo il punto bubble. E non ve lo voglio far vedere solo così il punto come si lavora, però vi voglio dare anche un'idea di un modello per una coperta per un neonato. E quindi è un multiplo di 4 più 1. Io ho qua, quindi 4 più 1, io ho qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Quindi multiplo di 4 più 1. Ok, adesso ho fatto il mio primo giro di punti bassi. Quindi primo giro di punti bassi e ho 17 punti, quindi dovete avere set da 4 punti più 1. Ok, va bene. Questo giro di punti bassi, come vi dicevo anche nel punto puff, lo faccio perché se lavoro direttamente nelle catenelle è un po' difficile da capire dove inserisco, ma è soprattutto che anche il punto bubble si lavora praticamente lavorando, si fa praticamente, cioè si ottiene praticamente lavorando 5 punti in uno. Perciò se lavoriamo in una catenella 5 punti, poi non sappiamo più qual è la prossima. Ok, adesso faccio una catenella, giro e lavoro così nel primo punto basso un punto alto 1. Poi nel secondo un altro, 2, nel terzo un altro, tre, scusate, quindi 1, 2, 3, e nel quarto un altro. Ok, nel quinto punto basso voglio lavorare un punto bubble. Per lavorare il punto bubble ci vuole il punto altissimo, quindi due volte filo sull'uncinetto, entro nel quinto punto basso, prendo il filo, filo sull'uncinetto, passo tramite 2, filo sull'uncinetto, passo tramite 2 e non lo chiudo, quindi rimango così. 1, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, filo sull'uncinetto, passo tramite 2, sull'uncinetto tramite 2 e rimango così. 1, 2. Faccio il terzo punto alto non chiuso, il quarto, ups, e il quinto. Dovrei avere a questo punto 6 anelli sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso li chiudo tutti insieme, filo sull'uncinetto, chiudiamo. Ok, passiamo tramite tutti, ma non chiudiamo, ecco, è questo proprio, non chiudiamo, rimaniamo così. Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto basso e faccio un punto alto. Ok, ottenendo così il mio primo punto bubble. Poi ho lavorato un punto alto, ne lavoro ancora due, cioè nei prossimi due punti bassi lavoro due punti alti. Ok, abbiamo tre punti alti. Adesso nel quarto faccio un punto bubble. Entro con l'uncinetto nel punto basso, scusate, due volte filo sull'uncinetto. Entro nel punto e lavoro così e non lo finisco. 1-2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso. Tiro il filo, filo sull'uncinetto, passo tramite 2 e tramite 2 è così. E vado avanti così. Nello stesso punto, 1, 2, 3, 4. Anelli sull'uncinetto, quindi ne devo lavorare ancora 2 per ottenere 6 anelli sull'uncinetto. Ok. 6 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passo tramite tutti,
Non chiudo, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto e lavoro un punto alto, il secondo bubble. Poi nei prossimi 3 punti lavoro 3 punti alti. 1, 2, scusate, nei prossimi 2 perché uno l'ho già lavorato, quindi devo avere una, diciamo come distanza, 3 punti alti tra i bubble, ok? È questa l'idea. 1, 2, 3, 4, 5, va bene. Adesso lavoro un altro punto bubble, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto e lavoro il primo, non lo finisco però, il secondo. Il terzo, il quarto e 2 volte filo sull'uncinetto, il quinto. Ok, spingiamo così col dito, vedete, perché rimanga, diciamo, bombato verso di noi. Filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti gli anelli, però non li chiudiamo. Filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto qua e lavoriamo un punto alto. 1, 2, 3 e 4. Ok, questo è il nostro ups, primo giro di punti bubble. Vedete come sono carini così? Ok, adesso una catenella, giriamo il lavoro. Sull'indietro del lavoro lavoreremo sempre dei punti alti, quindi andiamo solo di punti alti, non dobbiamo fare altro. Allora, qua abbiamo 4, lavoriamo 1. 2, 3 e qua c'è il nostro ultimo 4. Adesso fate attenzione perché io sinceramente ci ho guardato da tutte le parti per vedere lavorato bene questo punto bubble. Sì, è spiegato bene, ho trovato dei video spiegati, però ciò che non, almeno io non ho trovato, non è così, è che non spiegano dove devi entrare con l'uncinetto per lavorare indietro il punto bubble. Io ho avuto dei problemi con questa cosa, forse per voi è tutto chiaro, per me non era. Invece adesso lo è, finalmente. Perciò vi voglio far vedere. Quindi, noi abbiamo lavorato i 4 perché abbiamo avuto 4 punti alti qua e abbiamo lavorato 4 punti alti qua. Invece adesso dobbiamo lavorare un punto alto sopra il punto bubble. Vedete questo qua? È questo qua che dobbiamo lavorare. Questa cosa qua, quindi prendiamo così, vedete? Questo punto qua, un po' più grande, diciamo. E abbiamo lavorato un punto alto proprio sopra il punto bubble. E adesso ne dobbiamo lavorare ancora 3, no? Quindi 1, 2. E 3, questo qua, prima del punto bubble, perché all'indietro, quando si lavora sul rovescio del lavoro, si lavora sul rovescio del lavoro, insomma, possiamo facilmente lavorare più o meno punti. E questo è il problema del punto bubble, quando viene lavorato, perché così spiegato si lavora 5, si lavorano 5 punti altissimi, poi si chiudono insieme. Tutto a posto, cioè il punto, come lavorazione non è difficile, invece è difficile questa parte. Va bene, vedete questo? Possiamo anche avvicinare un po', no? Cosa dite voi? Sì. Allora, vedete che questo è un po' più grandino, è questo che lo dobbiamo lavorare sopra il punto bubble. Entriamo, filo sull'uncinetto, certo, entriamo così sotto e lavoriamo il nostro punto alto. Sopra il punto bubble, vedete? Bene. E adesso abbiamo 3, no? Dobbiamo lavorare ancora 3. 1, 2,
Perché abbiamo tre punti alti tra i nostri punti bubble e 3 è questo qua, proprio davanti al punto bubble. Bene, adesso dobbiamo lavorare questo sopra appunto il punto bubble, lo vedete che è più grande un po'? Ok, proprio questo sopra. Entriamo con l'uncinetto e lo lavoriamo. Poi ne abbiamo ancora 1, 2, 3, 4 e ci è uscito tutto per bene. Quindi dobbiamo fare attenzione a come lavorare i punti indietro, perché il davanti è tutto chiaro quando lavoriamo i nostri punti bubble. Invece indietro, quando dobbiamo lavorare un punto alto sopra i punti bubble, può darsi che sia un problema. Ok, fino a qua spero che sia tutto chiaro. Abbiamo 4 da una parte, 4 da un'altra e qua in mezzo tra i punti bubble abbiamo 3 punti alti. Ok, adesso nel terzo giro, quindi il secondo di bubble, lavoriamo così una catenella e nel primo punto alto un punto alto. Uno, sono riuscita a lavorare anche il nodino indietro e ne lavoriamo ancora 5 punti alti. Ok? Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi abbiamo lavorato 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene. Adesso nel settimo punto alto ci mettiamo a fare un bubble. 2 volte filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo 1, 2 e rimaniamo così. Il secondo, il terzo, il quarto, e il quinto. Ok, se analizzo l'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti. Non chiudiamo, andiamo nel primo punto subito dopo, spingiamo così e lavoriamo un punto basso. Ok, adesso uno l'abbiamo lavorato, ne lavoriamo ancora due. Uno, due. Quindi abbiamo 3 punti alti tra i due bubble. E nel prossimo punto lavoriamo un punto bubble. 2 volte filo sull'uncinetto. 1, 2 e rimaniamo così. 1, 2. Ups, no, per favore. E rimaniamo così. 1, 2. E rimaniamo così. Abbiamo 5 anelli sull'uncinetto, vuol dire che dobbiamo lavorare ancora un punto altissimo. 6 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti e 6 e rimaniamo così. Filo sull'uncinetto, nel prossimo punto alto lavoriamo un punto alto e facciamo così. Ok, adesso qua ci sono rimasti 5 punti da lavorare, 1, 2, 3, 4, 5, perché un punto alto l'abbiamo già lavorato, no? Quindi saranno 6. Ciò che vuol dire che da un bordo e dall'altro, nel secondo giro di bubble, cioè io parlo adesso solo dei giri di bubble perché fino a fine sono questi che sono, cioè il nostro modello, sono sì, cioè il nostro modello, no? Nel secondo giro di bubble vi devono rimanere 6 e 6, invece nel primo giro di bubble vi devono rimanere 4 e 4, no? Vi ricordate? Bene, adesso andiamo avanti, facciamo una catenella, siamo sul rovescio del lavoro e dobbiamo lavorare solo dei punti alti, solo che, come vi ho detto, dobbiamo essere
Attente. Quindi un punto alto sopra il punto primo punto alto. 2, 3, sappiamo che dobbiamo fare 6, no? 4, 1, 2, 3, 4, 5, ups, e 6, questo piccolino qua, no? Il sesto. Quindi molto attente, soprattutto sul rovescio del lavoro. E adesso qua dove è questo grande grande? Entriamo con l'uncinetto e lavoriamo un punto alto sopra il punto bubble. Poi ci vogliono ancora tre. Guardate con attenzione. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Un altro sul punto bubble è qua, questo qua. 1. E adesso dobbiamo lavorare 6 alla fine, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E siamo a posto. Ci è uscito. Ups, mi è scivolato. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ok, a questo punto noi abbiamo realizzato già la sequenza che voi la dovete ripetere fino alla fine della lunghezza desiderata per la copertina. Ok? Quindi è questo il modello. Il modello sarà così. Questo 3, 2, 3, 2. Certo che su una coperta larga non saranno solo tre, però nel primo giro saranno di più, nel secondo meno. E questo è il bordino che lo avremo, 4 e poi nel secondo 6. Quindi dovete fare attenzione a queste cose. Quindi e questa è la sequenza che la dovete ripetere. Quindi adesso normalmente se noi vogliamo andare avanti cominciamo di nuovo con il primo giro, quindi lavoreremo 1, 2, 3, 4, un bubble, 3, bubble, 3, bubble, 4. Si può fare anche una sciarpa così, con questo modello, proprio così, andando avanti così. Ok, questo è il punto bubble.